Papa Francesco mette in guardia la politica contro le derive populistiche e le paure della gente non siano strumentalizzate per fini elettorali, afferma Enzo Romeo. Xenofobia, razzismo e nazionalismi populisti nel contesto del fenomeno migratorio internazionale. Questo è il tema attuale, spinoso, su cui si sono confrontati esperti di tutto il mondo, convocati a Roma dalla Santa Sede. Stamane l'udienza col Papa. Francesco ha rivolto un saluto abbraccio e ha consegnato il discorso scritto per l'occasione senza leggerlo. La sua è un'analisi preoccupata di quanto sta accadendo. Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi sentimenti che a molti parevano spariti, sospetto, timore, disprezzo, perfino odio verso chi è considerato diverso in ragione della propria appartenenza etnica, nazionale o religiosa. Crescono intolleranza, discriminazione ed esclusione. Accade pure che in politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure e le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi interessi elettorali. La gravità di questi fenomeni non può lasciare indifferenti. Chi trae giovamento economico dal clima di sfiducia nello straniero dovrebbe fare un profondo esame di coscienza. Troppe le situazioni di precariato e lavoro illegale che arrivano a vere forme di schiavitù. Dio chiederà conto di questo. C'è una legge morale naturale che impone tolleranza e solidarietà. Due persone